Ci sono tanti aspetti che sono stati toccati da quello che è successo e che non sono ancora superati. Il problema del Covid non si è esaurito purtroppo e ci sono alcuni segmenti importantissimi legati a segmenti magari più conosciuti che in questo momento soffrono una crisi non voluta. Però insomma, mi sembra anche che non ci sia molta attenzione, quindi noi vogliamo un attimino ricordare quello che sta succedendo. Con Andrea parliamo di scuola di lingua per stranieri. Nel momento in cui non c'è turismo, ovviamente anche questo viene meno. Sì, esatto. Intanto grazie per darmi questa opportunità, davvero grazie mille. Io poi parlo in nome per conto di questa associazione nazionale di scuole di italiano per stranieri in Italia, associazione Scuole LICET, Lingua Italiana, Cultura e Turismo, di cui sono peraltro vicepresidente, che raccoglie un elevato numero di scuole di italiano per stranieri. È per noi un momento difficilissimo perché in realtà viviamo di utenza straniera e quindi, mancando l'utenza straniera, il nostro settore, che è il settore del turismo linguistico, che è all'interno del settore più ampio del turismo culturale, che è così importante per il nostro, paese, è chiaro che siamo forse il settore più colpito e al tempo stesso il settore più invisibile sui social media e anche a livello istituzionale. Infatti, diciamo, il nostro impegno come associazione Scuole LICET è proprio quello di lavorare in tal senso. Stiamo lavorando alacremente, senza sosta, per promuovere incontri, iniziative volti ovviamente alla promozione di quello che è il turismo culturale e linguistico, ma proprio alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, perché le nostre scuole svolgono un ruolo importantissimo. Siamo delle vere e proprie risorse del paese, non solo per promuovere la lingua italiana, che è la lingua più studiata al mondo per piacere. L'inglese ha il primato della lingua più studiata al mondo per necessità, per dovere, noi abbiamo questo primato, ma proprio anche per promuovere il turismo, il commercio, quello che in buona sostanza viene chiamato il marchio Italia. Esatto. E questo è importantissimo. Infatti, quello che non si vede e non se ne parla è il fatto di che cosa sia questo indotto, perché non è che parliamo di turisti occasionali che vengono in Italia, stanno qua 2 giorni e vogliono imparare l'italiano, a parte che è motivo d'orgoglio, quindi da italiani raccontare, spiegare e tradurre il nostro italiano, ma è rivolto a quei turisti, che poi non sono turisti, sono operatori, viaggiatori stanziali che stanno in un territorio e che vivono il territorio, e quindi la lingua è il primo passo, come facciamo noi quando andiamo all'estero, magari per scelte professionali, è il primo passo per entrare in una cultura, in una civiltà con cui si va a convivere. Questa mancanza, che è dovuta alla mancanza del turismo in maniera primaria, ma anche alla chiusura delle frontiere, a una scarsa comunicazione nel dire guardate che riprende tutto come prima, volendo, perché con le giuste precauzioni nulla vieta, se riprenderanno le scuole, già ora possono riprendere questa tipologia di scuola sfruttando un'estate. Ecco, credo che senza fare del qualunquismo politico, senza dare colpe specifiche a nessuno, però credo che ci sia un immobilismo che non si rende conto, non va per queste tax force che fanno eccetera per i vari
settori dovrebbero analizzare nel dettaglio quello che c'è, tutto l'indotto, perché voi siete penalizzati appunto da quei turisti stanziali che rimangono sul territorio e che diventano un valore aggiunto per il nostro territorio. Assolutamente sì, il discorso è questo, nel senso, diciamo, il significato etimologico di scuola è proprio quello di luogo deputato all'accrescimento del proprio, della propria diciamo sfera personale, come a soddisfare una sete di cultura, di crescita proprio spirituale. E le scuole di italiano per stranieri in Italia questo fanno, sono un richiamo irresistibile per tutti gli stranieri che vedono ancora oggi, anzi ora più che mai, nel viaggio culturale, il famoso viaggio culturale di qualche secolo fa, un aspetto fondamentale della loro crescita personale. In quest'ottica le scuole d'italiano e l'associazione LICET in modo particolare rappresentano veri e propri ambasciatori etici certo. dell'Italia. Da una parte, ripeto, promuoviamo quello che è la lingua italiana, ma dall'altra parte andiamo a promuovere tutto un indotto gigantesco che muove tra i 250 milioni e i 300 milioni di euro. Ti parlo di ovviamente musei, certo. perché sotto l'ombrello della lingua, scusami, sotto l'ombrello della lingua tu trovi ciò che ogni scuola organizza poi nel pomeriggio, certo. dopo le classiche lezioni mattutine, musei, spettacoli, viaggi, ristoranti, corsi di formazione, corsi enogastronomici, tutto affitti, è un indotto gigantesco e noi diventiamo veramente ambasciatori etici. Diciamo che da una parte queste scuole hanno un ruolo importantissimo, promuovono il sistema paese e offrono agli italiani al tempo stesso il grande privilegio che noi viviamo ogni giorno attraverso i nostri studenti che vengono da ogni parte del pianeta, di vedere l'Italia con i loro occhi. Siamo con gli occhi degli altri, siamo un vero e proprio cannocchiale che permette di osservare l'Italia e di capire che cosa l'Italia rappresenti nel mondo e per il mondo. Questo è importantissimo, ecco perché vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni cercando di ottenere da un lato ovviamente di poterci sedere magari anche a un tavolo delle trattative e chiedere se possibile, ove possibile, misure d'urgenza per far sentire la nostra voce, ma soprattutto abbiamo fatto nostra la frase non chiediamoci cosa può fare lo Stato per noi, ma cosa possiamo fare noi per lo Stato. Noi abbiamo archivi di contatti, abbiamo macchine piccole o grandi, pubblicitarie, propagandistiche, indirizzari che attraggono ogni anno sempre più studenti che possiamo mettere al servizio delle istituzioni. Noi siamo prontissimi a fare questo perché è stato individuato nel turismo culturale un motore, noi siamo quello, anche noi ovviamente. Certo. Ecco, quindi il messaggio è chiarissimo perché non è una richiesta di supporto economico, ma è una richiesta di poter attivare la propria professionalità che diventa un volano economico non solo per le scuole, ma appunto per tutto il territorio, perché ne ha beneficio tutta la comunità. Lo è anche una richiesta di supporto economico. Però non è primario. È, diciamo, nell'ottica di una collaborazione. È chiaro che il nostro settore è così colpito perché viviamo solo di turismo straniero che chiediamo qualche misura d'urgenza, non so, un'estensione per esempio della cassa integrazione in deroga, magari abbattimento degli affitti, pensare a strumenti particolari per rilanciare il turismo, e noi ci offriamo
per fare questo, mettiamo a disposizione tutta la nostra conoscenza e saremo felicissimi. Per esempio anche l'idea di ricevere borse di studio dallo Stato da offrire agli studenti, e c'è un ritorno economico quintuplicato, perché tornano nei loro paesi e promuovono il loro viaggio, le scuole e quindi l'Italia. Assolutamente. Quindi è un messaggio importante, perché appunto è a varie sfaccettature ed è soprattutto un'area della quale non possiamo fare a meno, non possiamo prescindere da questo, perché la cultura, se no ci riempiamo la bocca della parola cultura, poi non esercitiamo le funzioni per metterle in pratica, quindi sarebbe sbagliatissimo e sarebbe controproducente. Parliamo tanto di Europa. L'Europa parte anche dalle iniziative nazionali che sono aperte all'Europa e al mondo, quindi è fondamentale. Assolutamente, è fondamentale, perché, lo ripeto proprio, il nostro ruolo e in modo particolare il ruolo dell'associazione LICET è proprio quello di segnalare l'importanza di queste strutture, di questi centri linguistici culturali. Sono viaggiatori questi. Critichiamo spesso il turismo mordi e fuggi, questo è esattamente il contrario, si fermano per settimane, addirittura per mesi. In un certo senso si identificano, si dice che tutti hanno due patrie, la propria e l'Italia. L'Italia è così bella che appartiene a tutti, e noi lo vediamo ogni giorno con i nostri studenti, che davvero, Stefano, arrivano da ogni parte del pianeta e portano energie positive e vogliono immergersi nella cultura italiana, perché appartiene anche a loro. Quindi è un turismo questo che va promosso e va tutelato, e noi ci mettiamo proprio a disposizione, l'associazione LICE, veramente speriamo di ottenere colloqui con le istituzioni. Il nostro obiettivo è poter dialogare con il Ministero dei Beni del Turismo e dei Beni Culturali. A quello apparteniamo, le nostre scuole non hanno nulla a che fare con le campanelle, con i bidelli. Abbiamo un'utenza straniera che va dai 18 ai 92 anni, ho avuto una signora di 92 anni, meravigliosa, e davvero noi pensiamo di essere dei privilegiati e vorremmo proprio poter dialogare con le istituzioni e metterci al loro servizio, e chiedendo anche a loro ovviamente qualche misura d'urgenza, perché è un settore importantissimo che muove tantissimi milioni di euro. Bene, ci auguriamo che questo tavolo di confronto avvenga il prima possibile. E non è facile, d'altra parte, per un'istituzione trovare una controparte che mette a disposizione la propria esperienza, la propria capacità, la propria funzionalità, quindi si parte con una base importante, e insomma speriamo che questo possa trovare soluzione e che veramente l'italiano venga masticato in maniera volgare il più possibile da più persone. Grazie. Grazie. Grazie mille. Mm-hmm.